puntando il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Scusate l'attesa, oggi ricostruire, sapete che ricostruire è un'iniziativa che ho promosso a livello nazionale per portare un progetto di investimenti e di rilancio dell'economia concreto da portare, che abbiamo portato a livello nazionale all'attenzione del governo, dei partiti, delle parti sociali. Ecco, oggi vogliamo declinare questo progetto a livello regionale. Zingaretti, che è anche il segretario del PD e quindi il segretario del partito più importante dopo i 5 Stelle che sostiene il governo, ha presentato una serie di progetti, oggi pure ne presenterà un altro per l'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea. Ecco, noi pensiamo che quell'atteggiamento che in questo momento si sta avendo nei confronti del rischio di una grandissima crisi economica sia assolutamente superficiale. Non vengono rimosse quelle ideologie contro le infrastrutture, contro i termovalorizzatori, contro l'idea di riorganizzare il sistema sanitario veramente. E sono quelle ideologie che rischiano di essere molto dannose, non sono molto differenti dai terrapiattisti o dai Novax, coloro che pensano che i termovalorizzatori moderni siano pericolosi, o coloro che pensano che fare le grandi infrastrutture come la Roma Latina per evitare il disastro di traffico e di incidenti che oggi c'è sulla Roma Latina siano cose negative per l'ambiente. Sono come i terrapiattisti e Zingaretti deve decidere cosa vuol fare. Vuole rilanciare il governo dell'economia o vuole essere subalterno a Conte, 5 Stelle e a quella cultura? Ecco, noi allora abbiamo presentato un progetto concreto, non per buttare via le cose che Zingaretti propone, figuriamoci, ci mancherebbe altro, ma per aggiungere a quelle i veri nodi che oggi devono essere toccati e affrontati. Condivido con voi le slide di questa veloce presentazione, che troverete poi sul nostro sito ricostruireitalia.it, vedete in basso a sinistra il link del nostro sito. La logica con la quale stiamo lavorando è quella di affrontare tre grandi temi: sanità, infrastrutture e rifiuti. Arriveranno sul Lazio molti soldi, tanti stanno già arrivando per effetto dei provvedimenti che il governo ha già preso, altri arriveranno perché potremmo riprogrammare i fondi dell'Unione Europea, e credo che oggi Zingaretti, oggi pomeriggio, affronti questo tema, e poi arriveranno, speriamo, se il governo non fa sciocchezze, i fondi del Recovery Fund e i fondi del MES. Per quelli però servono progetti veri, fattibili, concreti, non chiacchiere, altrimenti i soldi non arriveranno. Quella è la vera condizione che l'Europa pone oggi per farci arrivare queste risorse. E allora noi pensiamo che tutto questo vada affrontato con una logica completamente nuova, affrontando appunto le questioni di fondo. Iniziamo con la sanità. La sanità nel Lazio è commissariata da 11 anni e questa è stata un'opportunità, perché Zingaretti aveva un potere assoluto sulla sanità nel Lazio. È stato utilizzato esclusivamente per tagliare i costi, non per ripensare il modello organizzativo della nostra sanità. In più siamo stati travolti da questo tsunami e sappiamo benissimo che se avessimo avuto i numeri della pandemia che hanno avuto le regioni del nord, noi avremmo avuto i morti per strada. Il nostro sistema sanitario è più debole, purtroppo, dei seppur deboli, alcuni deboli sistemi del nord del Lazio. E non siamo stati in grado, pur avendo come dire, una forza economica come tutti i grandi paesi hanno, di poter sviluppare quell'attività di controllo, di tracciamento e di test per i positivi. Così abbiamo tenuto più del necessario le persone chiuse in casa, più del necessario le aziende chiuse, contro i nostri concorrenti che invece hanno tenuto tutto ciò molto meno chiuso, con effetti economici devastanti. E abbiamo avuto una incapacità di gestire in modo serio questo tema. Noi abbiamo proposto delle idee già dal 5 di marzo alla Giunta, purtroppo non siamo stati ascoltati, ma io penso che spero che oggi si capisca che c'è questa straordinaria opportunità. Tanti soldi che arrivano, o oggi li usiamo per rendere compatibile e sostenibile il nostro sistema sanitario, oppure sarebbero veramente soldi buttati e non avremo mai più un'occasione simile per poter fare tutto questo. Dobbiamo anche affrontare un buon coordinamento con le risorse dei privati. Questa cultura che c'è purtroppo nella giunta di Zingaretti,
di idiosincrasia nei confronti dei privati nella sanità, come se fossero dei mascalzoni che si occupano soltanto del profitto, credo che non funzioni. Il nostro sistema è un sistema previsto dalla Costituzione di sussidiarietà tra pubblico e privato. Il servizio pubblico non è quello fatto dal pubblico, dallo Stato. Il servizio pubblico è quello che può essere gestito verso il pubblico, sia dal pubblico che dal privato. Questo prevede la nostra Costituzione e su questi valori noi dobbiamo continuare a lavorare. 5 aree di intervento prevediamo per la sanità. Primo, ottimizzazione della rete ospedaliera. Zingaretti ha proposto pochi giorni fa un intervento importante da questo punto di vista. Noi vorremmo soltanto che quell'intervento venga messo in una logica di programmazione su come ristrutturare ospedali obsoleti, come chiudere ospedali che non possono più, dal punto di vista della loro obsolescenza, funzionare in modo efficiente. Penso ad esempio al Policlinico Umberto I. Non è possibile pensare che quella infrastruttura possa mai arrivare a un equilibrio economico, affrontare i problemi sanitari, affrontare i problemi di logistica in un ospedale così antico. Va ripensato da qualche parte nella città, ma va ripensato. E poi vanno ovviamente chiusi tutti gli ospedali che hanno standard inferiori ai requisiti minimi. Non è vero che la chiusura dei posti letto ha generato i problemi che ha generato, che hanno generato il Covid. È il contrario, noi non abbiamo sviluppato una vera rete territoriale. Qui è la parte più importante del nostro progetto, cioè quello di potenziare in modo serio l'assistenza territoriale. Noi abbiamo bisogno che i medici di medicina generale e il presidio dei pediatri di libera scelta siano organizzati in modo diverso, o a rete o in associazione o gruppi, ma insomma debbano garantire. Credo che stia tornando Stefano Parisi e tra un po' potremmo ricominciare. Eccomi, mi sentite? Scusate, ma qui la connessione alla Pisana purtroppo non è un granché. Torno a condividere, scusate, il documento. Allora, parlavamo del potenziamento dell'assistenza territoriale. È necessario avere una rete di medici di medicina generale. Mi sentite? Ah, perfetto. Di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta che funzioni H24 per 7 giorni a settimana, 365 giorni l'anno. Abbiamo pensato, abbiamo studiato insieme a professionisti del settore, e noi presenteremo un progetto a livello nazionale da questo punto di vista, di prevedere un accreditamento per questa fascia di assistenza territoriale, in modo tale che ci sia un salto di qualità importante. Questo accreditamento deve essere sostenuto dal punto di vista economico, perché è evidente che i medici di medicina generale non potranno fare gli investimenti necessari per poter adeguare le loro infrastrutture ai criteri dell'accreditamento a cui noi stiamo pensando. E crediamo che su questo abbiamo un progetto molto dettagliato, molto preciso. Lo porteremo all'attenzione della stampa, dell'opinione pubblica a livello nazionale il 2 luglio, con ogni probabilità. E capite che questo è un fatto fondamentale, perché avremo la possibilità di controllare l'appropriatezza delle cure, della diagnostica, avremo la possibilità di controllare la spesa sanitaria non più con i tetti di spesa, ma con l'efficacia del funzionamento della spesa sanitaria. In più avremo la possibilità di togliere dai pronto soccorso, dal ruolo più costoso e più rischioso anche dal punto di vista igienico del nostro sistema ospedaliero, i codici bianchi e i codici verdi che potranno essere gestiti a livello territoriale. Come? Avremo la possibilità di fare un'assistenza domiciliare per i cronici attraverso infermieri di territorio che devono funzionare devono essere coordinati dai medici di medicina generale, con l'uso anche ovviamente della telemedicina. Terzo tema è quello delle RSA. Le RSA, scusate, da quanto? Io uso il mio, ragazzo, perché non è possibile far così. Ho capito, non ci sono. Ragazzi, è un disastro così. Ma perché non mi fai usare il mio? Dai, cazzo. Continua, Stefano, sei in linea. Continua, Stefano, sei in linea. Scusate, ma qui abbiamo problemi di rete. Va bene, allora, le RSA devono essere adeguate ai nuovi criteri, ai rischi che abbiamo potuto vedere e misurare
con il Covid, serve l'accesso alle RSA private, ai fondi di garanzia, così come viene fatto per il settore privato, industriale e produttivo, in modo tale che possano adeguare il loro sistema di e le loro prestazioni, i loro standard di qualità con investimenti, avendo l'accesso al fondo di garanzia per le strutture private. Nello stesso tempo bisogna fare importanti interventi anche sulle infrastrutture pubbliche. Penso ad esempio, primo fra tutti, è tra gli investimenti previsti da Zingaretti, la riqualificazione del Forlanini, che deve diventare uno straordinario punto di eccellenza per residenza per gli anziani e per funzioni sanitarie straordinarie. Ci sono progetti molto chiari, già pronti da questo punto di vista. Non possiamo utilizzare quella infrastruttura per fare un po' di centri sociali, un po' di associazionismo per le ONG. Dobbiamo far diventare quella infrastruttura, tornare ad essere quella straordinaria, bellissima infrastruttura, un luogo sereno e bello per gli anziani di Roma. Dobbiamo poi, quarto punto, digitalizzare i processi di informazione. Oggi è incredibile come non abbiamo un'unica banca dati a cui far accedere tutti i dati del pubblico e del privato, ad esempio sul tema della diagnostica. Com'è possibile che abbiamo un fascicolo sanitario elettronico nella regione Lazio che non parla il linguaggio delle altre regioni, per cui se io mi ammalo nel Lazio e voglio andarmi a curare in Lombardia non posso farlo perché i due sistemi sanitari non si parlano, quindi in Lombardia dovrò ripetere tutte le cure, le analisi e la diagnostica che mi era già stata prescritta in questa regione. Tutto questo non va bene, non funziona, dobbiamo avere una cultura del dato diverso con un grosso investimento sui processi informativi e sulle banche dati. Da ultimo, anche questo Zingaretti lo ha affrontato, ma ci sembra non una logica di programmazione, un grande investimento di rinnovamento del parco tecnologico sanitario. Però non può essere fatto perché qualche direttore chieda di avere un attacco di qua o un attacco di là. Bisogna ragionare in una logica che peraltro è una logica ormai affermata a livello scientifico internazionale del Health Technology Assessment, HTA, che vuol dire avere la possibilità di controllare di una regia a livello regionale per una visione degli investimenti, per capire se gli investimenti, che durata nel tempo hanno, che miglioramento di produttività, qual è l'impatto sociale che questi possono avere. Allora, dentro una logica di programmazione di lungo periodo, tutti gli investimenti devono essere fatti, perché dobbiamo azzerare le liste d'attesa, dobbiamo consentire al sistema sanitario regionale non solo di avere prestazioni migliori, ma anche di essere stabilmente in equilibrio economico. Passiamo alle infrastrutture. Zingaretti ha presentato un piano che si chiama Ripartire Veloci. È una raccolta di vecchi progetti che sono praticamente quasi tutti di manutenzione delle strade, asfalti, segnaletica. Ci sono cose importanti, la scuola, ci mancherebbe altro. I teatri, benissimo, ma non c'è, a nostro avviso, una logica di cambiare l'infrastruttura tecnologica di questa regione, risolvere dei problemi storici che questa regione ha. Quelle risorse, i progetti che ha presentato Zingaretti dicono di essere già finanziati, benissimo. Zingaretti dice che partirà già a luglio, benissimo, lo aspetteremo per verificare se questo riesce a farlo. Mi sembra difficile se il governo non si decide a togliere di mezzo questo stupido codice degli appalti e a mettere il regolamento dell'Unione Europea come altri paesi hanno fatto, e se non si decide a togliere di mezzo l'ANAC, che ha bloccato completamente i dirigenti pubblici, come a togliere di mezzo il reato d'abuso d'ufficio e a rivedere i danni erariali con una logica soltanto di dolo, e togliere di mezzo questa colpa che rischia di essere soltanto una spada di Damocle su qualunque persona che voglia decidere nella pubblica amministrazione. La corruzione si batte in altri modi, non si batte bloccando lo Stato e non facendo più niente. Purtroppo la logica dei 5 Stelle è quella, neanche lo stadio si vuol fare, non si fa nulla perché così si evita di corrompere, e invece noi pensiamo che bisogna avere, non si batte la corruzione con le mani in tasca, ma si batte la corruzione lavorando e facendo le cose per bene e seriamente. Quindi benissimo ripartire veloci, però affrontare anche gli altri grandi problemi che ha questa regione. Qui c'è un elenco di opere che devono essere fatte. Se non facciamo queste opere, il Lazio non riprenderà mai, a cominciare dalla famosa Roma Latina, che i 5 Stelle non vogliono e il PD subalterno dice lo stesso.
come la Civitavecchia Livorno, come la Pedemontana di Formia, come le grandi infrastrutture per collegare velocemente Roma con Rieti e Roma con Viterbo. Si arriva più velocemente a Firenze che non a Viterbo a Rieti oggi da Roma. È incredibile come abbiamo isolato un'intera area di questa regione, come le grandi direttrici trasversali, Roma Fiumicino, l'Orte Civitavecchia, Cassina Formia, la Roma Lido, la Frosinone Sora, come ripensare all'infrastruttura portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sono un potenziale straordinario anche per una regione turistica come la nostra e come ovviamente anche per il commercio. Pensate che 1 milione di container che sono destinati a Roma non passano per i porti laziali. Ecco, e poi è necessario risolvere i grandi problemi della mobilità su Roma. Parliamo della metrovia, dell'area metropolitana di Roma e della metro ad alta capacità della Roma Ostia. Però non basta questo, bisogna anche rigenerare le nostre città. Giustamente, sono d'accordo, Zingaretti propone di usare l'eco bonus per il patrimonio ATER. Spero che gli interventi pubblici per l'eco bonus non assorbano tutte le risorse che invece i privati possono fare. Però dobbiamo fare di più, dobbiamo consentire la ristrutturazione e la rigenerazione urbana, che vuol dire demolizione e ricostruzione, vuol dire dotare il nostro patrimonio abitativo di tutti quegli strumenti ecologici che ne consentano e ne riducano l'impatto. Non è bloccando il traffico, sono 30 anni che blocchiamo il traffico e non abbiamo risolto il problema dell'inquinamento. Il problema dell'inquinamento viene dal patrimonio, prevalentemente da un patrimonio immobiliare obsoleto, che deve essere invece riorganizzato. È una grande opportunità i soldi che stanno arrivando. Non esiste un'economia che non riparte se non ci sono le gru, se non si vedono le gru all'orizzonte. Dobbiamo ripartire con il settore delle costruzioni, perché il settore delle costruzioni in qualunque paese, che se ne dica l'ideologia della decrescita felice, se non c'è il settore delle costruzioni non c'è PIL e non c'è occupazione. Ci sono tutti gli strumenti per poter fare questo, qui indichiamo alcuni strumenti molto forti che favorirebbero, se utilizzati, investimenti in questo settore. E l'ultimo tema più delicato è quello dei rifiuti. Pensate che noi oggi, solo per la città metropolitana, abbiamo un costo di 300 milioni l'anno che deriva dalla non gestione dei rifiuti. E quanto paghiamo noi, cittadini romani, per gestire questa straordinaria inefficienza che è così forte nel degrado della nostra città? Le cause sono chiare: la non scelta di Zingaretti, le non scelte di Marino. Non è tutta colpa della Raggi, ovviamente, ci sono responsabilità che vanno lontano nel tempo, non è neanche solo colpa di Zingaretti. Bisogna però prendere le decisioni, se non le prendiamo adesso non le prenderemo mai più, non risolveremo mai più il problema. Sta arrivando in Consiglio regionale un piano dei rifiuti che è fuffa, che è ideologia, che è niente, che è tutta chiacchiere, zero waste, soltanto pensando che si possa arrivare a non produrre più rifiuti. È pura ideologia, sono uguali ai terrapiattisti e ai Novax. Bisogna cambiare completamente la logica. I rifiuti sono una grande risorsa, possono diventare una grande risorsa, anche energetica. Noi non sappiamo fare neanche la raccolta differenziata. Ieri siamo andati a visitare un impianto di gestione della plastica. Solo il 50% di quello che finisce nei cassonetti blu a Roma viene effettivamente differenziato. Il resto torna a essere indifferenziato, perché non è differenziabile, perché finché non si farà, non si tolgono di mezzo i cassonetti e non si farà il porta a porta, anche a Roma, come succede nelle grandi metropoli in tutto il mondo, noi non faremo mai la vera raccolta differenziata, quella che porta veramente valore. Finché non facciamo i termovalorizzatori, noi non faremo mai, non trasformeremo mai energia. È una grande ipocrisia che i terrapiattisti stanno facendo, dicendo che noi non vogliamo nel nostro territorio i termovalorizzatori, però poi mandiamo fuori dal nostro paese, fuori dalla nostra regione, la stessa identica, questi rifiuti speciali che sono resi tali soltanto perché vengono trattati dal TMB e quindi possono circolare per andare all'estero, e lì spendiamo un sacco di soldi, noi paghiamo perché le grandi città europee prendano questi nostri rifiuti e li trasformino in energia pulita, perché oggi il termovalorizzatore moderni, tecnologia moderna, sono energia pulita,
E quindi questo va fatto, come vanno va ridotto di 60.000 tonnellate le capacità delle discariche, va ridotto al minimo ovviamente l'uso della discarica, vanno sviluppati il compostaggio con il trattamento integrato aerobico e anaerobico per almeno per 100.000 tonnellate e poi appunto vanno ridotti il trattamento, il TMB. Ci sono oggi soldi per farlo, è la grande opportunità per far diventare questa regione, affrontando i tre grandi sistemi che sono la sanità, le infrastrutture e il sistema dei rifiuti, per far diventare questa regione di nuovo competitiva. Poi certo che ci sono tanti altri settori, come rilanciare il turismo, come rilanciare il settore dell'agricoltura, come rilanciare il settore delle costruzioni o l'industria. Ma l'agricoltura non la rilanceremo mai finché il nostro grande piattaforma di commercio in agricoltura è collegata con Roma, con la Roma Latina che c'è adesso. Noi non svilupperemo mai il turismo se non possiamo regionale, se non colleghiamo in modo efficiente anche le aree più lontane da Roma. Avremo sempre un turismo morghi e fuggi di chi viene a Roma, guarda la Cappella Sistina e riparte. Invece abbiamo una grande opportunità per promuovere il turismo in tutta la città. Certo c'è tanto da fare sulla cultura, certo c'è tanto da fare in altri settori, ma oggi serve un intervento shock che rifaccia ripartire immediatamente l'economia. E c'è niente da fare. Zingaretti deve decidere. O continua, come ha fatto in tutti questi anni, a eludere, a evitare di affrontare i nodi di fondo e quindi buttare dalla finestra questo fiume di soldi che arriverà con mille rivoli, mille ideologie, mille chiacchiere che stanno uscendo adesso, ed evitare di affrontare i problemi veri, oppure avrà la forza, il coraggio di cambiare la storia di questa regione. Noi ci auguriamo, bussando all'opposizione, che questo accada, perché ci interessa molto di più l'interesse generale dei cittadini del Lazio che non il successo economico e politico di quello di quell'altro partito. Ecco, io ho finito la mia presentazione, ovviamente se ci sono domande. La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale, e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria Sei Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu@senzabarcode.it o chiamami al numero 351-750-7873. Senza barcode, per gente non omologabile. Go to fly. Emanuele? Sono qui, sono presente e so che ci sono dei giornalisti tra quelli che hanno annunciato la loro presenza in linea e quindi se sono pronti noi siamo anche pronti per rispondere. Abbiamo una collega di Repubblica. Prego. Se vuole può prendere la parola e fare la domanda. Martina, sì. Marina. Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Ok, buongiorno, intanto grazie consigliere. Io vorrei fare una domanda un po' più politica perché ha spiegato molto chiaramente il suo programma e la ringrazio anche per le slide che poi possiamo vedere sul sito. Allora, secondo lei il centrodestra alle prossime elezioni, parto da quelle romane che sono quelle più vicine, correrà unito e lei potrebbe
presentarsi, diciamo, come federatore di questa coalizione? Glielo chiedo perché al momento quello che sappiamo, insomma, quello che vediamo è che da una parte Fratelli d'Italia punta più a presentare lui un candidato sindaco per Roma, mentre la Lega corre più per il Lazio. E a proposito, quindi diciamo in questo momento sembra che la partita si giochi su una sorta di spartizione, mettiamola così, e quindi volevo capire in questo contesto invece quale potrebbe essere il suo ruolo. E per venire a Lazio, viste anche, come dire, gli ultimi movimenti un po' scomposti di PD e 5 Stelle per quanto riguarda le regionali, se secondo lei la situazione è tale per cui si potrebbe arrivare a votare anche nel Lazio l'anno prossimo. Grazie. Grazie, grazie alla domanda. Non mi trovo tanto a mio agio con le domande politiche, ma insomma provo a dirle qualcosa, che sai, io sono un po' poco politico. Provo a dirle qualcosa. Io penso che oggi c'è bisogno di un'alternativa. Il governo 5 Stelle PD, se dovesse diventare un'alleanza strutturale a livello nazionale, e quindi anche su Roma e sul Lazio, penso che sarebbe un grave danno per la democrazia italiana, nel senso che io penso, essendo stato candidato del centrodestra, penso che avere un PD che faccia riferimento alle sue tradizioni, diciamo così, di un partito per lo sviluppo, per la crescita, per la tecnologia, insomma, se si dovesse invece diventare un partito subalterno ai terrapiattisti dei 5 Stelle, sarebbe un problema per il paese. E quindi questa è una grande opportunità per il centrodestra. Ricordo solo, e ho i segni sulla pelle, che il centrodestra diviso poi ci ha fatto perdere nel Lazio. Se non ci fosse stata la candidatura di Pirozzi voluta da Strace, oggi, non, quando allora militava nella Lega, oggi probabilmente ci sarebbe un governo diverso, anzi sicuramente ci sarebbe un governo diverso, e forse anche il quadro politico nazionale sarebbe molto diverso. Forse Zingaretti non sarebbe neanche il segretario del PD, forse sarebbe un quadro completamente diverso. Allora questa è l'occasione perché il centrodestra capisca che ha bisogno di due cose, non solo l'unità, ma anche però di fare delle proposte veramente alternative a quelle che oggi vengono fatte, cioè avere il coraggio di scelte, appunto le scelte ad esempio sui temi che abbiamo toccato oggi. Io credo che magari possono scontentare qualcuno, però sicuramente parlano a quel mondo che ha voglia di lavorare, il mondo produttivo, il mondo che ha bisogno di far crescere l'economia. Quindi questo, io mi auguro che questo succeda. Non sarò io il candidato, perché ho già dato grazie, come non posso esserlo neanche su Roma, però sia per Roma che per il Lazio credo che il centrodestra debba dotarsi di una forte programma, avere uomini e donne forti per poter governare, consapevoli e dare una grande svolta, perché oggettivamente le responsabilità della situazione in cui versa oggi la Regione Lazio non sono soltanto del centrosinistra, ma affondano anche in alcune politiche fatte dal centrodestra nel lontano passato. È il momento di cambiare pagina, perché il paese sta andando incontro a un dramma di cui non ci rendiamo conto. Il Fondo Monetario Internazionale ha parlato di catastrofe. La dobbiamo ancora vedere. Quello che abbiamo visto col Covid non ha nulla a che vedere con quello che vedremo nei prossimi mesi. E quindi spero che il centrodestra tiri su, rimbocchi le maniche, apra bene gli occhi e cerca di capire che ha una grande opportunità non solo di vincere, ma soprattutto di cambiare il paese. Grazie. Abbiamo, si era prenotato anche Andrea Zilli della Corriere, che però adesso in questo momento non vedo. Quindi se ci sono altri colleghi, Andrea stesso, altri colleghi che vogliono intervenire, siamo ancora in tempo. Posso? Prego. Buongiorno Stefano, Fabio Carosi, Affari Italiani. Cercherò di fare una brevissima sintesi dell'analisi che ho fatto velocemente delle slide. Ho l'impressione che più che un piano di rinascita, ci troviamo di fronte a un vero e proprio programma elettorale, perché il materiale che ci avete fornito sostanzia
un nuovo progetto di regione che mi sembra lontano dalle attività che ha portato fino ad oggi il presidente Zingaretti. La domanda è: ci sono margini di mediazione, cioè esiste un dialogo per portare questo lavoro all'attenzione di Zingaretti e del Consiglio regionale, o è una proposta classica di opposizione? No, assolutamente. Noi abbiamo fatto un lavoro sin da quando è iniziata per la prima volta, sin da quando è iniziata la pandemia, guidato soprattutto da Daniele Leodori, che ha fatto incontri settimanali con i capigruppo. Abbiamo sempre dato il nostro contributo. L'assessore alla sanità non ci ha ascoltato, ha fatto le orecchie da mercante, però diciamo che un livello di attenzione c'è. Io davvero non penso che questo programma non è un programma prendere o lasciare, è un contributo, credo, utile, che deriva, se tu vai a vedere il programma elettorale del 2018, dicevamo queste cose qui. Oggi magari abbiamo avuto 2 anni di esperienza in più per arricchirle, lì l'abbiamo dovuto fare in 20 giorni, insomma, gli obiettivi di fondo erano gli stessi. E io credo che in questo momento, mi sentite? Sì. Sì. Credo che in questo momento sia necessaria la collaborazione istituzionale. Io mi auguro che quello che io ho proposto oggi non venga liquidato con un paio di battute, come spesso ho fatto alcuni membri della giunta, e venga preso con attenzione. Ci piacerebbe sederci intorno a un tavolo e ragionare di queste cose. Io non ho buttato via le cose che ha detto Zingaretti, ho detto che quelle sono utili, non sono sufficienti, ma credo che quello che serve in questo momento è una collaborazione. Noi partiamo da un'idea che la regione può tornare a essere una grande regione. Zingaretti parte dall'idea che dobbiamo continuare esattamente come eravamo, distribuendo un po' più di soldi. Ecco, sono 2 idee profondamente diverse, ma non è detto che non si possano incontrare. Io sono super disponibile, credo anche il centrodestra sia super disponibile a sedersi intorno a un tavolo, non per prenderci in giro, ma per essere ascoltati. Vedete, il problema qual è? Che questo è un po' un difetto che stiamo vedendo con questo governo, parlo di Conte. Sembra quasi che i soldi siano i suoi e che lui fa un grande sforzo di dare i suoi soldi, a distribuire i suoi soldi agli italiani. Allora, quei soldi di cui stiamo parlando, siamo al 12% di rapporto deficit-PIL, 12%. Vi ricordate i festeggiamenti quando il governo giallo-verde arrivò al 2,5% e Di Maio s'affocciò alla finestra? Ecco, siamo al 12%. Allora, non sono soldi di Conte, e non sono soldi che può distribuire Conte come gli pare. Non fa altro che fare conferenze stampa. Non vorrei che ci sia Zingaretti emuli Conte facendo conferenze stampa in cui dice come distribuirà questi soldi, che non sono soldi suoi. Sono soldi che purtroppo i nostri figli e i nostri nipoti pagheranno per i prossimi 30 anni, 40 anni. Allora, un po' più di rispetto istituzionale, meno conferenze stampa. Cerchiamo di capire. L'altro giorno Zingaretti ha detto che a luglio partiranno dei progetti. Allora dobbiamo vedere, perché poi se non partono, cioè il rischio della crisi economica è molto elevato. Il rischio che questa crisi economica veda Zingaretti presidente del PD e Conte segretario del presidente del Consiglio è molto elevata. Che questa crisi economica a novembre, non è fra 3 anni. Gli effetti delle non scelte di oggi arrivano ora. Allora io consiglio a Zingaretti e ai suoi, con cui, ripeto, non c'è nessun rapporto conflittuale, c'è un rapporto di collaborazione, di aprire un tavolo e di ragionare, perché altrimenti si faranno carico di una responsabilità dalla quale non riusciranno molto, credo che dal punto di vista politico non riusciranno certo a rafforzare. Grazie. Allora, intanto c'è una domanda, Stefano, che ti leggo. Chiede Riccardo Di Prima se ha condiviso questo programma con il centrodestra, e se sì, se il centrodestra lo farà suo. Questo programma era molte delle cose che sono state dette, non tutte, perché sulla sanità ovviamente abbiamo aperto gli occhi, abbiamo fatto dei ragionamenti in più, sono cose che erano già presenti nel mio programma elettorale quando mi candidai contro Zingaretti, quindi credo che il centrodestra le condivida. Io ho fatto questo lavoro di ricostruire, un po' spogliandomi a livello nazionale, della mia posizione, perché penso che in questo momento serva di raccogliere le idee migliori che ci sono nel paese. Io mi auguro che questa iniziativa che abbiamo preso qui nella Regione Lazio, avendo un ottimo rapporto con tutti i consiglieri del centrodestra, e non solo con loro, anche con tanti altri, venga presa senza nessun pregiudizio. Io non voglio fare questa cosa per fare il primo della classe né per candidarmi a nulla.
lo faccio perché voglio, perché è un senso civico che oggi ci muove in tanti e perché penso che sia utile portare questo contributo. Se il centrodestra capisce che questa è la logica, può metterci benissimo i simboli di partito sopra e farla e portarla avanti. L'importante è il risultato, non è certo la funzione di Parisi né quella di qualcun altro. Tanto vedo che è rientrato Andrea Zilli del Corriere della Sera, che prima aveva chiesto di poter intervenire, quindi Andrea, a te la parola. Sì, salve, ciao a tutti, salve Stefano. Io solo due piccole, diciamo, spigolature sulla questione rifiuti. Voglio sapere che città vede in questo momento, dove insomma l'emergenza, diciamo la concentrazione è verso un altro tipo di emergenza. E la seconda cosa, lei indica i termovalorizzatori come unica via, c'è da dire che insomma chi dovrebbe ascoltare le proposte è decisamente contro questa politica, dicendo anche che oltre alla questione, diciamo così, ambientale, ci sono dei tempi lunghi per la costruzione, per l'adeguamento, eccetera, eccetera. Volevo sapere se, diciamo, in un eventuale dialogo politico, istituzionale, esiste un compromesso fra la termovalorizzazione e il nulla cosmico, chiamiamolo così. Non ho capito la prima domanda, scusa. La prima domanda è semplicemente che città vede adesso, anche dal punto di vista, diciamo così, della pulizia, anche in considerazione delle procedure, degli iter per la discarica, avrà letto, insomma, lì è un po' bloccato, il Cirino resta in mano da una parte all'altra, cioè non si capisce bene dove si andrà a parare. Vedo una città, se parli di come vedo la città di Roma, vedo una città disastrata come la vedono tutti quanti, no? Vedo una vergogna che non è pensabile ripensare allo sviluppo futuro della città in nessun ambito, dai temi congressuali al turismo, alla riforma della pubblica amministrazione, al rilancio dei servizi, finché continua a essere un degrado di questo livello, no? È evidente che sono tutti nodi lasciati nel passato, da quando Marino chiuse Malagrotta sulla spinta mediatico-giudiziaria, senza avere, soltanto per apparire sui giornali e senza avere nessuna alternativa in tasca. E oggi bisogna affrontare i problemi di fondo. La raccolta non può continuare in questo modo. Ripeto, la raccolta della differenziata a Roma è un disastro. Il 50% di quello che va nei cassonetti blu va buttato via, perché non è differenziabile. Quindi non stiamo facendo un disastro, quindi io penso che è necessario ripensare a tutto il processo con calma. È chiaro che sono operazioni, io ho visto quando ero a Milano 20 anni fa, facemmo delle operazioni sulla differenziata che non si risolvono in 3 minuti. Per cambiare una città e la metropoli di Milano, compreso il suo hinterland, è delle dimensioni di Roma, e le periferie non sono dissimili dalle periferie romane. È stato un lungo processo di raccolta porta a porta, però oggi ci sono regioni come nel Veneto dove si supera il 70%, e quello è valore, e tutto il ciclo dei rifiuti è nell'ambito della regione. Allora si può fare, bisogna soltanto decidere a che parte si può fare. Poi non è vero che io penso soltanto ai termovalorizzatori, noi pensiamo sostanzialmente a un termovalorizzatore di 450.000 tonnellate, poi invece pensiamo di fare di sviluppare molto il compostaggio e ovviamente di chiudere tutto il ciclo dei rifiuti all'interno della nostra regione, perché se facciamo bene la differenziata, cioè se il 70% è differenziato, veramente la parte che non deve andare, che può andare al termovalorizzatore è molto poca. E bisogna ragionare in questa logica, non servono 10 termovalorizzatori, ne servono pochi, ma se lei vede il piano dell'AMA oggi, è un piano che aumenta nei prossimi anni l'indifferenziato, ma è vero che lo riduce. È pazzesco. Se lei vede il grafico, adesso non ce l'ho qua con me, se no ve lo farei vedere, ma se vuole glielo mando, purtroppo vede l'indifferenziato a crescere nei prossimi anni. Cioè non hanno nessuna idea di come affrontare un problema. E non è vero che Roma è una grande metropoli, per quale motivo in tutto il mondo questi problemi vengono affrontati e da noi no? C'è un problema evidente di gruppo dirigente. Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.